Come abbiamo avuto inizio? Qual è stata l'origine della nostra civiltà? Gli esperti hanno proposto molte teorie basate sulle loro osservazioni. Ma che cosa sappiamo realmente? A volte si trovano prove che contraddicono completamente qualsiasi teoria. Nel cuore gelato della Siberia sono state trovate specie animali perdute, come il mammut gigante, sterminate da un repentino cataclisma globale. Sono state scoperte mappe antiche che mostrano il continente di Antartica secoli prima che fosse scoperto. Questa mappa, che ha diversi secoli, mostra la reale configurazione della Terra della regina Maud, che è ricoperta da uno strato di ghiaccio spesso circa un chilometro. Non si poteva conoscere fino al 1949. Un secolo fa, un archeologo conclude che la città di Tiwanaku, in Bolivia, fosse un osservatorio astronomico allineato al Sole e alle stelle. Secondo i suoi calcoli, il sito ha 17.000 anni. I suoi riscontri sono stati messi in ridicolo fino a poco tempo fa. L'unica correzione che farei è che ora abbiamo misurazioni astronomiche più accurate grazie a satelliti e computer. E io sospetto che la datazione ci porti in realtà a 12.000 anni fa, ma questo rende comunque Tiwanaku la città più antica mai conosciuta. I geologi rilevano che la grande sfinge egizia porta i segni di secoli di piogge violente e incessanti. Piogge che devono essere cadute migliaia di anni prima dell'epoca faraonica. La sfinge è stata costruita molto prima dell'alba della civiltà? Qui si mette in discussione l'intera storia della civiltà, un processo che potrebbe non procedere linearmente dai tonti cavernicoli a noi geniacci con le nostre bombe H. A volte si rinvengono reperti che infrangono ogni regola. In questo programma incontreremo persone che esaminano proprio queste prove e tracciano nuove teorie che potrebbero cambiare il nostro modo di intendere il corso della civiltà umana. Questa enorme testa è stata scolpita dagli antichi Olmechi del Messico. Si ritiene che abbia almeno 2000 anni. I tratti sono evidentemente africani, eppure i neri non dovrebbero essere arrivati in America che dopo l'epoca di Colombo. Nel suo libro Da Atlantide alla Sfinge, Colin Wilson raccoglie indizi che lui ed altri ritengono essere le tracce di una perduta civiltà molto avanzata, esistita prima dell'inizio della storia. Il filosofo greco Platone descrive dettagliatamente una civiltà simile che, a detta di sacerdoti egizi, esisteva migliaia di anni prima della loro comparsa, finché non fu distrutta da un enorme cataclisma. Platone la chiama Atlantide. Atlantide, un enorme cataclisma. Abbiamo notizia di un cataclisma del genere da un altro mito, il diluvio biblico. Noè e la sua arca. Un mito altrettanto disprezzato dagli scienziati. Eppure, quando rifiutano il diluvio biblico e l'arca di Noè in quanto favole, gli scienziati stanno ignorando il fatto che in tutto il mondo ci sono centinaia di miti basati sull'alluvione, oltre a quelli che troviamo nei resoconti mesopotamici ed ebraici, che raccontano la stessa storia di un disastro planetario avvenuto in tempi preistorici che ha praticamente quasi sterminato il genere umano. C'è veramente stato qualcosa di simile a un'inondazione? E se è così, c'era una civiltà venuta prima di tutte le altre? Dico una civiltà e non Atlantide, perché appena si pronuncia la parola Atlantide ogni scienziato dice «oh no» e smette di ascoltare. Il concetto di un'alluvione universale travalica la rispettabilità intellettuale. Ma quanto è imparziale la scienza in sé? Fa davvero quel che sostiene di fare? Raccogliere i fatti e iniziare da lì? Da che esiste, la scienza tende a concentrarsi più sulle teorie che sui fatti. Dai fatti nasce una teoria che li spiega, e altri fatti vengono messi da parte. Fatti nuovi che potrebbero cambiare la teoria, ma che spesso vengono ignorati.
Questi fatti vengono chiamati anomalie, prove che non collimano. Nel loro controverso saggio Archeologia proibita, gli studiosi Thompson e Cremo mostrano cosa succede alle prove che infrangono la regola. Negli ultimi 150 anni, archeologi e antropologi hanno seppellito tante prove quante ne hanno portate alla luce, letteralmente. Praticamente, quello che riscontriamo è quel che si definisce un filtro cognitivo. È un tratto fondamentale della scienza e della natura umana. Le persone tendono a filtrare e tralasciare le cose che non collimano. Nella scienza, le prove che non concordano con il paradigma accettato tendono ad essere eliminate. Non vengono insegnate, non se ne discute. E le persone che compiono studi scientifici di solito non ne vengono neppure a conoscenza. Ciò di cui parliamo è stato dimostrato in Messico nel 1966, quando l'archeologa James T. McIntyre sembrò sul punto di capovolgere la teoria che il genere umano sia presente da relativamente poco tempo nella maggior parte delle zone della Terra, che penetrò in Siberia circa 30.000 anni fa e sicuramente non era presente in America fino a 20.000 anni fa. Jean Steen McIntyre scopre in Messico utensili di pietra e ossa umane e li fa datare mediante una serie di accurati test scientifici. Eravamo convinti che il sito fosse molto antico. Eravamo nel 66. Credevamo che potesse avere forse 20.000 anni e a quell'epoca era una datazione molto antica. Quando avemmo i risultati, si scoprì che aveva 250.000 anni. Io sarei già stata contenta della datazione a 20.000 anni. Sarebbe stata una svolta nella mia carriera, ma ero piuttosto ingenua e pensai, rendiamo pubblici i risultati. Non mi resi conto che questo mi avrebbe rovinato la carriera. Da allora tutte le opportunità professionali le sono precluse. Il sito viene chiuso, il permesso per ulteriori indagini negato, definitivamente. Ma più di 30 anni dopo, alcuni archeologi scoprono tracce di presenza umana in Siberia risalenti a 300.000 anni fa. Una datazione che improvvisamente rende la scoperta di Jean McIntyre non più tanto improbabile. Non c'è necessariamente una cospirazione nel senso di persone che si riuniscono in una stanza fumosa per dire «inganniamo la gente». È qualcosa che accade automaticamente nella comunità scientifica. Quindi, quando una certa prova non concorda con la teoria predominante, automaticamente non se ne parla, non viene segnalata. Ciò significa che la scienza non progredisce nel modo auspicabile. La scienza non tiene conto delle prove di un passato che abbiamo dimenticato? Potrebbero essere veri i miti che ci parlano dell'esistenza sul pianeta di una civiltà perduta migliaia di anni prima della storia che conosciamo? Un nuovo genere di ricercatori ora esamina dettagliatamente le anomalie che la scienza tende a scartare. Fanno domande che potrebbero cambiare il nostro modo di vedere il corso della storia dell'umanità. La fortezza inca di Sacsayhuaman, di età indeterminabile, costruita da un popolo che non aveva utensili in metallo duro né cemento e che non conosceva la carrucola, la ruota e la gru. Guardate questa struttura. Deve pesare più di 200 automobili e rivela le notevoli capacità del popolo che l'ha costruita. Questo ci rivela anche qualcos'altro. Un'incredibile abilità nel maneggiare pietre di queste dimensioni. Come hanno fatto a posizionarle lassù? Bolivia, le antiche e misteriose rovine di Tiwanaku. Un'abilità simile, capacità costruttive inspiegabilmente avanzate. Le pietre della facciata di questo sito sono posate alla perfezione. Abbiamo preso un ago e abbiamo provato a inserirlo in ogni punto di congiunzione. E l'ago non ci passava. Una posa perfetta.
Quando i conquistatori spagnoli chiesero agli Inca se avessero costruito loro Tiwanaku, gli Inca dissero: no, non l'abbiamo costruita noi, è stata costruita migliaia di anni prima di noi. Le prove dimostrano che è stata costruita da una civiltà avanzata. Una scoperta casuale rivela quanto potesse essere avanzata. I blocchi di pietra di Tiwanaku non sono tenuti insieme dal cemento. Chiunque provi a smontarli scopre un inaspettato luccichio di metallo che tiene insieme le pietre. Quello che trovo sorprendente qui è che per arrivare in ogni punto in cui era necessaria una graffa, devono aver avuto una specie di fonderia portatile per mantenere il metallo allo stato fuso. E qui vediamo un simile impiego di graffe di metallo e di posa delle pietre, come questa a forma di L, con la stessa abilità. Perù? No, siamo in un altro continente, in Africa. Egitto, patria delle piramidi. Le tre piramidi di Giza, meraviglia del mondo antico. Il trionfo di un altro popolo che non conosceva ruote, carrucole o gru. Come sono riusciti a sollevare così in alto blocchi di pietra da 100 tonnellate? Un'impresa che la tecnologia moderna non può spiegare né imitare. Sono un ingegnere e vi dico che per sollevare blocchi di queste dimensioni ci vuole una gru speciale. Un popolo che non aveva macchine del genere, nemmeno la più semplice carrucola o la ruota, e che usava solo utensili di rame, come ha potuto costruire tutto questo? Boval è convinto che la grande piramide di Giza sia molto più che una tomba e che tradisca un inaspettato livello di tecnologia. Nel loro libro Custode della Genesi, Robert Boval e Graham Hancock elencano molte imprese inspiegabili. L'esperto in perforazioni Chris Dunn. Questo è un lavoro incredibile e un mistero. Come hanno fatto? Il sarcofago nella stanza del re. Come hanno potuto dei costruttori primitivi far sì che il volume esterno del sarcofago sia esattamente il doppio del volume interno? Un'impresa che richiede una sofisticata conoscenza della fisica. Un mistero, proprio come lo scavo stesso della pietra. Il modo tipico e primitivo di farlo sarebbe con una sega ad arco e un trapano ad arco, e si farebbe avanzare l'utensile nella pietra usando sabbia o polvere di diamante. Secondo me ci vorrebbe troppo tempo, troppi anni per farlo. Se posso chiederlo, come crede che abbiano fatto? Credo che debbano aver usato qualche attrezzo elettrico. Oggi, se dovessimo scavare questo oggetto, faremmo avanzare l'utensile nel granito di 5 micron per giro di trapano e loro lo facevano avanzare molto più velocemente. Più velocemente? I ricercatori come Chris Dunn si chiedono a cosa servisse questo strano strumento rappresentato in un fregio nascosto. Trapani elettrici? Sembra una conclusione affrettata. Eppure, le tracce di perforazione ad alta velocità restano misteri irrisolti. Guardate qui l'incredibile precisione di quest'opera. L'assoluta levigatezza delle pareti di questa tomba destinata ai tori sacri e che testimonia l'elevatissimo livello di abilità di questa gente. Ovviamente si potrebbe spiegare con centinaia di operai che levigano per 10 anni, ma ecco un vero mistero. Il mistero dei vasi egizi. Non come questo vaso di Creta che ho appena comprato, ma vasi fatti di alabastro, basalto, persino di orite, che è la pietra più dura di tutte. Il mistero è questo. È abbastanza facile capire come poterlo scavare all'interno, trapanando dritto all'ingiù. Ma questi spazi laterali, la tecnologia moderna non è in grado di produrli. Eppure gli antichi egizi hanno scolpito migliaia di questi vasi, alcuni 2000 anni prima di quando si suppone sia iniziata la civiltà da queste parti. Come? È ancora un mistero. Inspiegato. Allora come hanno fatto i costruttori ad allineare così impeccabilmente le loro gigantesche piramidi ai punti cardinali? Perfettamente in asse est-ovest, perfettamente in asse nord-sud, con una precisione stupefacente. La grande piramide sembra essere un modello matematico dell'emisfero nord e incorpora il valore trascendentale del pi greco, il rapporto tra il diametro di un cerchio
e la sua circonferenza, la base della matematica superiore. È chiaro che quel che abbiamo qui è un sistema avanzato di matematica e tecnologia, in un'epoca in cui questo non si pensava esistesse. E per raggiungere questi risultati, gli antichi costruttori hanno dovuto usare un'inclinazione di 52 gradi. Qualsiasi altra inclinazione non avrebbe funzionato. Non erano solo gli egizi a conoscere il pi greco. Il valore trascendentale è rappresentato anche nell'inclinazione di questa piramide e nella strana angolazione che i suoi costruttori le hanno dato. Siamo a Teotihuacan, in Messico, la città che successive generazioni di indios colmi di reverenza avrebbero chiamato la città degli dei. La città un tempo era più grande della Roma imperiale. E quelli che vedete sono una serie di bacini che venivano riempiti d'acqua, la cui superficie liscia rifletteva il cielo e le cui increspature servivano da allarme per i terremoti. Si ritiene che i templi all'estremità opposta rappresentino i corpi celesti. Una cosa è chiara, questo posto sembra esprimere una fissazione per l'astronomia e l'eternità. Agli equinozi, il 21 marzo e il 21 settembre, le piramidi gettavano ombre gigantesche lungo il proprio asse, il che le rendeva orologi perfetti per un popolo ossessionato dalla misurazione del tempo e dalla precessione. Quasi attingessero a una fonte comune, le antiche civiltà nel mondo mostrano una sofisticata conoscenza dei cieli che ancora non trova spiegazione. Erano affascinati dal sole, dalle stelle e dalla precessione, cioè il lento e incessante movimento della Terra, che dà l'illusione che le costellazioni viaggino nei cieli notturni e nelle epoche. Alcuni studiosi dicono che gli antichi egizi non avevano un'elevata conoscenza dell'astronomia, ma ci sono prove della loro passione e della conoscenza dettagliata del cielo. Guardate le costellazioni dello zodiaco. Leone, Toro, Pesci. E qui la costellazione di Orione. Boval ritiene che l'astronomia sia la chiave di molti dei misteri delle piramidi di Giza. Gli antichi egizi vedevano la costellazione di Orione come il loro dio Osiride, signore dei morti, dei cieli notturni e dell'aldilà. Boval ha trovato la sua rappresentazione in tutta la piramide di Giza. Questo è il vero mistero. Piccoli cunicoli orientati verso l'alto. Nient'altro che condotti di ventilazione per gli egittologi. Ma gli astronomi la pensavano diversamente. Per l'antico Egitto questa era Rostau, la via per gli inferi, regno del dio Osiride o Orione. Per gli antichi egizi Orione era Osiride, il dio della resurrezione. Questa è una ricostruzione del cielo nel 2500 a.C. ed ecco la scoperta sorprendente. I cunicoli portavano a Orione e alla stella Sirio, o Iside, consorte di Osiride. Nei testi antichi Boval scopre che dovevano servire, nel corso di una cerimonia segreta, per far risorgere i faraoni morti come stelle nella costellazione di Orione. Uno di quei testi diceva: possa tu attraversare il corso d'acqua sinuoso, la Via Lattea, e possa tu andare nel luogo dov'è Orione. Boval ritiene che Osiride avesse una tale importanza per i costruttori da far loro sistemare le tre piramidi di Giza esattamente come le tre stelle nella cintura di Orione. Per quanto possa sembrare fenomenale, quella correlazione è solo l'inizio. Boval scopre che gli antichi davano nomi di stelle ad altre due delle piramidi vicine. Guardando una mappa più ampia, la sorpresa. La costellazione di Orione, il dio Osiride, era in cielo e in terra. Messico, dove Teotihuacan presenta un altro parallelo con l'Egitto. Le leggende la chiamano la città degli dei e lascia intendere che il suo scopo fosse la trasformazione degli esseri umani in esseri celesti. Così come in Egitto, con le piramidi di Giza,
I miti ne parlano come di un mezzo di reincarnazione nelle stelle. È questo il segreto di Teotihuacan. Ma nella piramide sopra di me c'è un enigma ancora più grande. Quando fu portata alla luce per la prima volta nel 1906, si scoprì un enorme foglio di mica. Ora sappiamo che la mica è utilizzata come isolante elettrico. Non abbiamo idea di che scopo avesse qui. Ciò che rende la cosa ancora più strana è che la mica proveniva dal Brasile. Immaginate il problema di spostare un foglio di mica di 27 metri quadri per oltre 3200 chilometri. Come? E per quale motivo? Non ne abbiamo idea. Tiwanaku, Bolivia. Un'altra cultura perduta tradisce la stessa attrazione per il sole e le stelle. 100 anni fa l'archeologo boliviano Poznanski osserva che nel primo giorno di primavera il sole sorge esattamente al centro del tempio. È l'inizio di una strabiliante scoperta. Poznanski scoprì che il tempio era stato costruito come un osservatorio, un enorme orologio per misurare la progressione del sole, e possiamo usare questi allineamenti astronomici per datare il sito. Per tutto l'anno il sole sorge in un punto diverso dell'orizzonte. Il primo giorno di primavera si può vedere il sole sorgere esattamente al centro. Studiando la disposizione del complesso, Poznanski deduce che il primo giorno d'inverno o d'estate il sole dovrebbe sorgere agli angoli. Ma non è così. Gli archeologi odierni affermano che si sia semplicemente trattato di un errore da parte dei costruttori. Dopo aver osservato la perfezione con cui è stato costruito il sito, con pietre da 100 tonnellate, dire che i marcatori dei solstizi fossero allineati scorrettamente ha dell'incredibile. Neil Steed compie un accurato controllo dei calcoli di Poznanski. Misurando la diagonale delle pietre angolari e comparando l'angolo alla posizione attuale del sorgere del sole, Poznanski aveva calcolato che Tiwanaku era stata costruita 17.000 anni prima. Ma a quell'epoca l'inclinazione dell'asse terrestre era leggermente diversa da quella di oggi. All'epoca della costruzione, il solstizio invernale e quello estivo sarebbero sorti esattamente sopra le pietre angolari. Sospetto che la datazione in realtà risalga a 12.000 anni fa, ma questo dovrebbe far riflettere tutti noi sulle origini della civiltà. Una civiltà perduta nel tempo ha lasciato le sue impronte in vari luoghi del mondo? Come riferisce Platone, i sacerdoti egizi parlano di una civiltà simile esistita 12.000 anni fa. Ma secondo la scienza, l'umanità è emersa dall'età della pietra circa 5.000 anni or sono. Avrebbe potuto l'uomo compiere questa ascesa una prima volta in tempi remoti? In Egitto, il ricercatore John West scopre che l'erosione sulla Sfinge di Giza non è la stessa dell'ambiente che la circonda. Erosa dalla sabbia e dai venti del deserto, anziché segni di erosione orizzontali, la Sfinge mostra segni arrotondati e ondulati. Non serve essere un geologo per capire da cosa dipende quell'erosione. Solo l'acqua in caduta violenta sopra i muri di contenimento può aver prodotto quei contorni arrotondati. Acqua nel deserto del Sahara? Di certo non ai tempi dei faraoni. Un fenomeno simile non si verifica che alla fine dell'ultima glaciazione, circa 10.500 anni avanti Cristo, migliaia di anni prima che esistessero i faraoni. Ma come mai allora la Sfinge ha la testa di un faraone? La testa è sproporzionatamente piccola. Specialmente dall'alto si vede che il corpo della Sfinge è lungo e schiacciato. E la testa sembra quasi una capocchia di spillo poggiata lì sopra. Questo indica che è stata riscolpita. In altre parole, a un certo punto della sua lunga storia, la testa della Sfinge è stata rifatta.
John West ritiene che la Sfinge in origine fosse un enorme leone scolpito nella roccia da un gruppo di sconosciuti artisti prima del 10.500 a.C. Si è erosa quando la fine dell'era glaciale ha sconvolto il clima e ha causato la caduta di pioggia per molti secoli. Solo migliaia di anni dopo i faraoni avrebbero scolpito la testa della Sfinge a loro immagine. La Sfinge ha più del doppio degli anni che le si sono sempre attribuiti? La teoria è messa in ridicolo dagli egittologi, ma i geologi riportano semplicemente dei fatti verificabili. Ancora più strano, secondo Robert Boval, i riscontri astronomici suggeriscono che tutte le piramidi di Giza sembrano puntare a quella datazione incredibilmente antica. La disposizione degli edifici di Giza combacia in maniera inquietante con la posizione di Orione nell'anno 10.500 a.C., un tempo in cui la Sfinge guardava la costellazione del Leone, la sua immagine riflessa nel cielo, quando Orione comincia una lenta ascesa durata molti secoli e segna l'inizio di una nuova era. La posizione di Orione in quel tempo lontano corrisponde precisamente a quella delle tre piccole piramidi dietro le piramidi principali. E ci sono molti altri fatti straordinari che ci fornisce l'astronomia. Questo è in accordo con le teorie sviluppate grazie all'analisi geologica della Sfinge. Quindi abbiamo due scienze che indicano che la Sfinge potrebbe risalire al 10.500 a.C. L'Egitto subì dei cambiamenti drastici rilevanti alla fine dell'era glaciale, intorno al 10.500 a.C., quando delle inondazioni eccezionalmente alte ricoprirono le pianure, misero fine alla vita sia nella valle del Nilo che nel suo delta. Un'epoca di alluvioni. I progettisti di Giza potrebbero risalire a quell'epoca remota, all'epoca in cui i miti dicono che il dio Osiride e i suoi aiutanti ascesero dal caos per portare i primi frutti della civiltà? Da dove erano venuti? Un dio molto simile era il signore dell'antica Tiwanaku, in Bolivia. Qui, nella misteriosa città di Tiwanaku, il dio che si adorava, alto, con la barba, descritto come un bianco, Viracocha emerse da un'epoca di caos e distruzione da oltremare per portare rinnovamento alla razza umana. Il dio bianco Viracocha in Messico viene chiamato Quetzalcoatl, venuto con altri per portare i frutti della conoscenza. Il suo simbolo è in tutta Teotihuacan. Il serpente piumato, venuto dall'est, dopo tempi di tremendi cataclismi, per portare la civiltà in questa parte del mondo. Dei come Osiride, Viracocha e Quetzalcoatl potevano essere in realtà persone venute da lontano? Sopravvissuti a un cataclisma che aveva distrutto le loro patrie e la loro civiltà? La domanda che ci poniamo è questa. Ci fu una remota civiltà ancora non identificata che ha toccato Egitto, Messico e Sud America, lasciando le sue impronte per quanto difficilmente distinguibili nel sapere di queste zone? Presi singolarmente, gli indizi rivelano poco, ma consideriamo questi elementi comuni tutti insieme. Entrambe le popolazioni hanno enormi piramidi, allineate precisamente ai punti cardinali, che incorporano una sofisticata conoscenza della matematica. Entrambe dimostrano una sorprendente conoscenza dell'astronomia, espressa nei grandi monumenti sacri che erigono. Pur non conoscendo né la carrucola né la ruota, entrambe costruiscono utilizzando enormi pietre posate alla perfezione, in uno stile unico con angoli a forma di L e graffe di metallo. Ed entrambe le culture usano il processo di mummificazione per preservare e onorare i defunti. Un nuovo e sbalorditivo indizio viene alla luce quando la dottoressa Balabanova dell'Università tedesca di Ulm scopre con sorpresa che molte mummie egizie contengono cocaina e nicotina, originarie del Sud America.
Ricevetti un mucchio di lettere quasi minacciose, piene di insulti, che erano tutte sciocchezze, che lavoravo di fantasia, che era impossibile perché era dimostrato che prima di Colombo quelle piante si trovavano solo in Sud America e in nessun'altra parte del mondo. Ma la ricerca viene ripetuta su centinaia di mummie e dimostrata oltre ogni dubbio. È possibile che in un lontano passato qualche viaggiatore avesse attraversato i mari e influenzato entrambe le culture sulle due sponde dell'Atlantico? L'idea viene suggerita anche da ciò che non si trova. Messico, l'antica cultura dei Maya. I sacerdoti Maya avevano tavole che prevedevano le eclissi solari e lunari. Eppure c'è qualcosa di molto strano nei Maya. Non riuscirono mai ad impossessarsi del semplice principio della ruota. Erano in grado di visualizzare l'eternità come nessun'altra cultura aveva mai fatto prima, pensando in termini di milioni di anni, eppure non riuscirono mai a pesare un sacco di grano. Questa sofisticata civiltà alla fine si estinse perché non era riuscita a sviluppare semplici metodi agricoli per nutrire il suo popolo. Ora, ciò che vorrei dire è questo. È possibile che avessero semplicemente ereditato una parte specifica delle loro conoscenze da una civiltà precedente e più sapiente? Contatti. A volte le prove sono evidentissime. Gli antichi Olmechi in Messico danno ai loro condottieri un volto africano. È geneticamente impossibile per gli indios avere la barba. Eppure ecco il volto di un caucasico bianco scolpito dagli Olmechi forse 2000 anni prima dell'arrivo degli spagnoli. Quindi, volti africani e caucasici, scolpiti molti secoli prima di Colombo. Da dove venivano e come erano arrivati qui? Come fecero ad influenzare la più antica delle culture centroamericane, la cultura madre del Messico? Gli archeologi sanno solamente che si materializzarono all'improvviso, pienamente evoluti, circa nel 1500 a.C. Nessun segno di fasi di sviluppo. Questo popolo, il cui caratteristico mezzo espressivo era scolpire enormi volti di pietra, volti caucasici ed africani, sembra essere arrivato dal nulla. Oaxaca, l'antica cittadella di Monte Albán. Qui, più a sud, nel Messico, c'è quello che sembra essere l'ultimo segno di questi uomini misteriosi. Queste figure scolpite nella pietra sembrano essere uomini uccisi in battaglia, nudi, disperati, la maggior parte castrati. Questo potrebbe essere il punto in cui questo popolo sparì dalla storia. Allora, una sofisticata civiltà di navigatori ha attraversato l'Atlantico secoli prima di Colombo? Ma c'è un altro frammento da aggiungere alle prove. Queste vecchie mappe suggeriscono che quegli antichi navigatori possedevano una conoscenza del globo che non è mai stata spiegata. Un rompicapo per tutti gli studiosi di questo secolo. Nel 1513 l'ammiraglio turco Piri Reis mise su carta parti del mondo che nessuno aveva mai visto all'epoca. Colombo esplorò solo l'area dei Caraibi. Non arrivò in questa zona del Sud America giù fino all'Antartide. Non si avvicinò nemmeno a quell'area. Ma queste carte ne mostrano tutte le caratteristiche in maniera molto accurata, prima che Colombo o altri esploratori europei raggiungessero quelle zone. Questa carta, vecchia di secoli, disegna la vera configurazione della Terra della regina Maud, che è ricoperta da uno strato di ghiaccio spesso circa un chilometro. Non si poteva conoscere fino al 1949. Senza spiegazione. I cartografi hanno riflettuto a lungo sulla strana proiezione impiegata e scoperto che somiglia a quella utilizzata da un moderno sottomarino nucleare che misura il mondo a partire dal punto centrale dove staziona. In questo caso il centro è Siene, in Egitto, patria di antichi cartografi. La mappa sembra solo distorta,
ma mostra con accuratezza questa parte del mondo. E c'è dell'altro. Secondo me l'aspetto più significativo della carta di Piri Reis è che rappresenta accuratamente la longitudine, cosa che gli europei non sono stati in grado di fare fino al XVIII secolo. La longitudine è una storia che inizia su queste spiagge nel 1707, quando la flotta inglese stava facendo rotta dal Mediterraneo verso la costa inglese. A quei tempi era abbastanza facile determinare quanto a nord o a sud si fosse, misurando l'angolo che il Sole e le stelle facevano rispetto alla superficie terrestre. Ma non esisteva una tecnologia per determinare quanto a est o a ovest si fosse. La longitudine. Bene, l'ammiraglio Sir Claude Leslie Shuffle si infuriò quando un marinaio gli disse che era circa 20 miglia troppo a est e che così avrebbe mandato la flotta a infrangersi sulla costa. Quando i suoi ufficiali gli assicurarono che tenevano la rotta giusta, fece impiccare il marinaio per insubordinazione. Negli ultimi istanti prima di morire, deve aver desiderato di non averlo fatto. C'erano già stati naufragi di navi in passato, ma ora la perdita di un'intera flotta dà inizio alla ricerca per creare uno strumento accurato che permetta il calcolo della longitudine. Ci vorranno altre due generazioni prima che sia finalmente pronto. Eppure la carta di Piri Reis, disegnata 250 anni prima, già mostra segni della conoscenza della longitudine. Riguardo alla carta di Piri Reis, si menziona il fatto che era stata disegnata facendo riferimento a molte altre mappe, copie di copie di copie. La maggioranza dei ricercatori ritiene che le mappe risalissero almeno ai tempi di Alessandro Magno, ma in realtà sono molto più antiche. Mappe del mondo disegnate molto tempo prima che imparassimo a navigare sugli oceani. Inspiegabili tecnologie costruttive, sofisticate conoscenze astronomiche e matematiche. Se è esistita una civiltà così avanzata da essere in grado di trasmettere il proprio sapere ai costruttori della Sfinge e ai popoli di Ande e Messico, che fine ha fatto? Beh, Platone dice che è esistita una civiltà così tecnologicamente avanzata da poter attraversare gli oceani del mondo. Atlantide, adagiata su un enorme continente insulare. Rifiutando una civiltà perduta, la scienza rifiuta anche l'idea di una catastrofe planetaria che l'ha distrutta. Ma i resoconti di Platone o della Bibbia non sono gli unici. Il Popol Vuh, il libro sacro dei Maya, parla di onde gigantesche, di alluvioni e di cieli oscurati per mesi, di un freddo indescrivibile, di pioggia e grandine nere. Gli antichi parlavano di tempi di caos, inondazioni e oscurità da cui emersero gli dèi per dare forma alla terra d'Egitto. Il disco solare degli Aztechi parla di quattro cicli di distruzione a causa di alluvione, di fuoco, di vento e di sangue e guerra. E prevede la fine del mondo a causa di un enorme sconvolgimento dalle viscere della terra. Antichi miti di altri luoghi delle Americhe parlano di alluvioni apocalittiche e di un diluvio di fuoco a causa di eruzioni vulcaniche e terremoti. Parlano con inquietante realismo di un passato che non riusciamo né a ricordare chiaramente, né a dimenticare del tutto. Gli studiosi tendono a credere che l'alluvione sia una fantasia di antichi poeti. Ma supponiamo che gli studiosi si sbaglino. Supponiamo che una serie di terribili catastrofi abbia in effetti decimato i nostri antenati e che i pochi sopravvissuti vivessero in piccoli gruppi, sparsi nel mondo. Quel che stiamo cercando è un'epoca che calzi con quei miti come la scarpetta calzava al piede di Cenerentola. Un indizio. I pozzi di catrame di La Brea, in California.
la fossa comune di oltre 1 milione di animali, che ora è diventata un'attrazione turistica. Qui sotto in profondità c'è il giacimento petrolifero di Salt Lake. L'asfalto filtra dalle spaccature e dalle fessure come una tremenda carta moschicida, intrappolando gli animali nel catrame. E qui abbiamo un'incredibile quantità di resti di animali intrappolati nel corso degli ultimi 40.000 anni. Nei pozzi di catrame si legge, come in un libro antico, di animali che abbondavano e che non si è mai ritenuto che fossero originari dell'America. Mammut, elefanti, rinoceronti, bradipi giganti, tigri dai denti a sciabola, persino cavalli e cammelli. Poi un'enorme catastrofe li ha spazzati via, apparentemente nel giro di pochi decenni, in un'epoca che risale circa al 10.500 a.C., oltre 12.000 anni fa. Gli animali più grandi, qualsiasi cosa più grande di un coyote, si estinsero nel giro di qualche decennio. Si è trattato, in effetti, di una grande catastrofe. Il segno di una catastrofe. La fine dell'era glaciale. 10.500 anni prima di Cristo, oltre 12.000 anni fa. Le temperature, rimaste relativamente stabili per migliaia di anni, improvvisamente aumentano. Uno sbalorditivo incremento di oltre 5 gradi in un batter d'occhio, in un periodo dai 3 ai 10 anni. È questa l'incredibile scoperta fatta dagli scienziati che hanno carotato il ghiaccio in Groenlandia per studiare i cambiamenti nell'atmosfera. Alcuni chiamano i ghiacciai della Groenlandia la stella di Rosetta del clima, perché permette di vedere tutti i cambiamenti climatici. E quel cambiamento si è verificato in un periodo da 3 a 20 anni, simile a quello che osserviamo oggi. Abbiamo rilevato una struttura particolare nella formazione del ghiaccio e abbiamo scoperto che in un periodo in cui i ghiacci iniziavano a sciogliersi, ci sono segni più numerosi di depositi vulcanici, di maggior portata e concentrazione che in qualunque altra epoca negli ultimi 11.000 anni. Eruzioni vulcaniche senza precedenti, unite a sconvolgimenti atmosferici e gigantesche alluvioni. Mentre ghiacciai spessi oltre 1 chilometro si sciolgono nel giro di pochi decenni, il livello del mare si innalza di 1.350 metri. Improvvisamente appaiono mari dove prima c'era terra emersa. Si poteva andare a piedi dalla Gran Bretagna alla Scandinavia all'epoca in cui la rivoluzione climatica dava forma al mare del nord. Fu un'epoca in cui tremende alluvioni ricoprirono le pianure del Nord America e oggi fanno ritrovare scheletri di balene nel Michigan, un'epoca che potrebbe coincidere coi miti. Nella sola America si estinsero 70 specie animali, tigri dai denti a sciabola, mammut, bradipi giganti, cammelli, cavalli. Tanto per mettere la cosa in prospettiva, nei 200.000 anni precedenti si erano estinte specie per meno di 1/3 di quella cifra. E la stessa stravolgente estinzione si ripeteva in Europa e in Asia. Nel permafrost di Siberia e Alaska si ritrovano intricati ammassi di ossa di milioni di animali periti in un cataclisma. Il mammut gigante non è caduto preda dei cacciatori preistorici. È stato abbattuto da una catastrofe naturale. All'inizio del Novecento dei cacciatori siberiani trovarono per caso il cranio congelato di un enorme animale. Quando lo tirarono fuori dal terreno, nel suo stomaco furono ritrovate piante tipiche di un clima temperato non ancora digerite. L'animale era stato congelato più rapidamente di quanto sia in grado di fare qualsiasi freezer moderno. Quel che è certo è che 12 o 13 mila anni fa sulla Siberia calò un gelo terribile che da allora non ha allentato la sua morsa. Il mistero dei mammut congelati all'istante ha dato vita ad alcuni strani aneddoti, alcuni veri, alcuni no,
come la storia delle bistecche di mammut servite a Fairbanks in Alaska. Certamente autentico è invece un rapporto di Wrangell, un naturalista del XIX secolo, che scoprì Bear Island, un'isola a nord della Siberia, il cui suolo era letteralmente tenuto insieme da barriere di ossa e zanne di mammut e altri animali che erano stati uccisi da una strana catastrofe primordiale. Le estinzioni di massa, la massiccia attività vulcanica, la rapidità con cui si sciolsero i ghiacci sembrano suggerire che ci sia stata un'enorme rivoluzione climatica 12.000 anni fa. Sembrano esistere dei fattori ignoti che non riusciamo a precisare. La fine dell'era glaciale. Qual è la causa della sua trasformazione? Ecco la domanda principale. Che cosa ha scatenato il cataclisma? Una delle migliori teorie avanzate è quella di Charles Apgood, che suggerì quel che definiva un dislocamento della crosta terrestre, e cioè che l'intera crosta terrestre fosse scivolata spostandosi contemporaneamente. L'intero guscio esterno della Terra è solo un terzo della massa terrestre. Come la buccia di un'arancia, se fosse allentata, si muoverebbe. Più sottile di un guscio d'uovo, la crosta terrestre poggia su un nucleo fuso, liquido. La teoria predominante sulla crosta terrestre è quella delle placche tettoniche, i continenti che si allontanano lentamente da centinaia di milioni di anni. La scienza ha disprezzato questa teoria per almeno mezzo secolo. Allo stesso modo, ora scarta la possibilità che la crosta terrestre possa muoversi tutta insieme ed improvviso. Ma uno scienziato è stato affascinato da questa teoria. Se fosse vissuto più a lungo, il dislocamento della crosta terrestre sarebbe stato preso in più seria considerazione. Il suo nome era Albert Einstein. Ecco un riassunto di ciò che disse. Quando lessi il lavoro di Apgood, ne fui elettrizzato. Ecco un'idea semplice, ma che spiegava tutta una serie di problemi. Apgood aveva una teoria. La questione era quale fosse il meccanismo che aveva messo in moto il gigantesco spostamento. E fu Einstein a suggerire una soluzione. L'enorme quantità di ghiaccio che si deposita ai poli può diventare spessa anche 2 chilometri. Ghiaccio che si estendeva fino a metà dell'America. Infiniti miliardi di tonnellate di ghiaccio che, se sedimentate in maniera sbilanciata, avrebbero potuto far sussultare il pianeta come una ruota, con un gigantesco peso posato sul bordo. Quel sussulto sarebbe in effetti sufficiente a causare lo slittamento della crosta terrestre. 55.000 anni fa il Polo Nord è situato vicino all'Europa, ma improvvisamente si sposta nella baia di Hudson, in Canada. E intorno al 12.500 a.C. di nuovo si sposta improvvisamente di almeno 3.200 km, fin là dove si trova ora. O è meglio dire che terre e mari sono stati trascinati attraverso il polo da un repentino slittamento della crosta terrestre. Se fosse così, è una delle cose che sarebbero accadute alla fine dell'era glaciale. Lo slittamento proietta l'America fuori dalla zona polare. Il mare a nord si vela di ghiaccio spesso solo pochi metri. L'enorme massa di ghiaccio sul Nord America, spessa oltre 1 chilometro, improvvisamente si scioglie nel giro di pochi anni. La cosa interessante della teoria Apgood-Einstein è che dà anche una buona spiegazione ad alcuni altri miti, oltre a quelli dell'alluvione. Terremoti, eruzioni vulcaniche, pioggia nera che cade dal cielo, terre improvvisamente preda del gelo. Questo è precisamente ciò che potrebbe accadere se la crosta terrestre scivolasse intorno al suo nucleo. Improvvisamente zone che prima erano gelate si troverebbero in regioni calde, come quel mammut congelato in Siberia. Intere specie verrebbero spazzate via. Se è stato un dislocamento della crosta terrestre a causare il diluvio che ha distrutto una civiltà, dov'era quella civiltà? I ricercatori ritengono di averla trovata nell'isola greca di Santorini, un tempo distrutta da un'enorme eruzione, o nell'antica Troia, l'isola tedesca di Heligoland, quasi cancellata dal mare del Nord. Hanno cercato continenti sommersi nell'oceano Atlantico, ma non hanno trovato nulla. È questo problema che ha impedito all'Atlantide di Platone di essere presa in considerazione dagli studiosi seri. Sono state tracciate mappe dei fondali degli oceani Atlantico e Pacifico e non ci sono continenti perduti.
Nel resoconto che Platone fa di Atlantide, la descrive come un continente insulare e montuoso in mezzo al vero oceano. E il vero oceano, ovviamente, è l'oceano del mondo. Solo molto più tardi abbiamo iniziato a dividere l'oceano in parti diverse, chiamandolo Atlantico o Pacifico, eccetera. In realtà il mondo ha un solo oceano e i miti nati in tutto il mondo sono molto espliciti su quanto accadde. Lo Zen Vesta della letteratura vedica dice che l'isola fu non solo distrutta da un diluvio, ma coperta da neve e ghiaccio. Quindi dobbiamo cercare un'isola coperta dai ghiacci in mezzo all'oceano e la grande candidata è l'Antartide. Se è slittato il Polo Nord, deve averlo fatto anche il Polo Sud. Flem Hutt ritiene che 12.000 anni fa parte dell'Antartide si trovasse in zone temperate e che potrebbe aver ospitato una civiltà perduta quando il continente viene spinto nella morsa del polo. È la spiegazione che dà al fatto che certe mappe riportino parti dell'Antartide ora coperte dai ghiacci. L'ammiraglio turco Piri Reis mostra una conoscenza dell'Antartide che non dovrebbe aver avuto. I reparti cartografici della Marina e dell'Aviazione dicono: abbiamo fatto delle comparazioni dei rilievi e delle montagne principali e abbiamo trovato una sorprendente sovrapposizione. Quel che voglio sottolineare è che non stiamo parlando solo di una carta, la mappa di Piri Reis, che potrebbe essere discutibile, ma di dozzine di carte. La mappa Finneus dell'Antartide è estremamente accurata rispetto alla sua configurazione. Mostra sistemi fluviali che esistono ma non erano noti nel XVI secolo. Non abbiamo scoperto l'Antartide fin verso il 1800. Eppure i cartografi europei la inserivano già nelle loro mappe. Flem Hutt crede che sia stato possibile solo copiandola da copie di mappe vecchie di millenni. Certe informazioni non potevano essere altrimenti disponibili. Sono solo 25 anni che sappiamo che sotto i ghiacci dell'Antartide esistono delle isole, un continente, con un mare ghiacciato in mezzo. Eppure l'informazione è già presente in questa carta. Queste isole corrispondono a quest'area e le precipitazioni nevose qui sono molto intense. Ma qui praticamente assenti. Queste isole, sotto questo livello, si sarebbero unite insieme e poi unite alla terraferma. Quindi c'è stato un passaggio qui per molte migliaia di anni. E c'era un passaggio anche qui. Poi queste si sono unite. Quello che mostra questa carta, ritengo sia avvenuto all'incirca nell'8000 avanti Cristo, forse nel 6000 avanti Cristo al più tardi. Non c'è modo di sapere come è accaduto, se non ipotizzando l'esistenza di una civiltà che avesse delle capacità topografiche e di navigazione che sono state solo reinventate nella nostra epoca. Allora, l'inizio della civiltà umana è più remoto di quanto non supponessimo? Forse penserete che molti elementi in questo programma non sono che ipotesi non confermate che, se prese singolarmente, possono essere facilmente contestate. Quel che voglio dire è che se mettete insieme i frammenti come tessere di un puzzle, inizierete a vedere emergere un disegno, una civiltà svanita e dimenticata molto prima dell'inizio dei resoconti storici.